Eccoci qua. Ciao a tutti, buongiorno. Siamo un'altra diretta. Siamo al quinta puntata di questo A tu per tu con l'editor, una roba incredibile. Non pensavo sinceramente di arrivare a farne così tante, però insomma, va bene, se vede che interessano, andiamo avanti. Allora, in questa diretta io vorrei cercare di rispondere a tutta una serie di domande che mi sono state rivolte, domande che mi sono state rivolte da chi mi segue, da chi sui social può scrivere. Ricordate che potete farlo tutti, io credo che andrò avanti ancora per un po' a fare questi video in diretta. Li faccio sia su Facebook, come sapete, che su YouTube, che su Instagram. Quindi scusatemi se guardo uno schermo prima uno poi l'altro, però insomma, il motivo è questo. Allora, io sto cercando di. È ovvio che non è che posso dire tutto, sul mondo dell'editoria, sul mondo della scrittura, sono anche 1 miliardo le domande che mi arrivano, le cose che mi chiedete, non è che posso farlo continuamente, quindi io cerco di trasmettere quello che posso della mia conoscenza, della mia esperienza, del fatto che comunque vivo il mondo della scrittura, dell'editoria tutti i giorni e quindi penso di avere delle cose importanti da trasmettere, da raccontare, insomma, alle persone. Ora, le vostre domande sono tantissime e sono quasi tutte molto interessanti, molto belle, molto intelligenti. Io cerco di prendere quelle che possono avere una valenza comune con più persone, non solo dirette a voi nel particolare, perché altrimenti non andiamo più da nessuna parte. Allora, per essere generico, devo trovare argomenti che possono davvero essere abbastanza interessanti, che possono essere digeriti un pochino da tutti. Allora, mi sono segnato tutta una serie di domande, cercherò di rispondere a queste che mi sono segnato, che mi sembrano interessanti. Poi, se nel corso della diretta qualcuno me ne tira fuori, mi tira fuori argomenti ancora più interessanti, ancora più di valore, benissimo, allora seguirò. Allora, guardate, parto da una considerazione che mi è stata fatta, che si riferisce alle cose che avevo detto in precedenti A tu per tu con l'editor, di Andrea Mori Checucci, che mi dice che insomma rimpiange un po' l'idea che secondo ha capito da quello che dicevo che bisogna un po' rinunciare alla propria creatività, alla propria arte, al proprio estro creativo, perché bisogna, se si vuole pubblicare, bisogna adattarsi solo a quello che chiedono, lui dice, il marketing, le mode, così. Ne ho detto questo, cerchiamo di capire però. Quello che dico io è una cosa molto diversa. Quello che dobbiamo capire è questo. Si scrive per un pubblico, si scrive per farsi leggere, no? Quella differenza che dicevo io era, cioè, se scrivete per voi stessi, ottenete le cose, le vostre cose, le tenete a casa, nel cassetto, potete leggere mamma, papà, amici, parenti, benissimo, non c'è nessun problema. Ma se volete farvi leggere dai lettori, in generale, voi non sapete chi sono i lettori, non posso stabilire di pubblicare un romanzo con Mondadori, però dico a Mondadori, no, datelo solo al pubblico che dico io. È ovvio che non è così. I lettori possono essere chiunque, no? Nello spazio, cioè magari domani mi traducono in Germania, in Francia, in Svezia, in Danimarca, non va bene, certo che va bene, no? Se mi traducono all'estero saranno più lettori che mi leggono. Stessa cosa se mi leggeranno fra 10, 15, 20, 30 anni, benissimo, anche nel tempo, quindi c'è più gente, poi non so chi tra 30, 40, 50 anni leggerà, chi sarà costui che mi leggerà fra 30, 40, 50 anni, giusto? Quindi io devo scrivere. Non per le mode del momento, non vuol dire niente. Io devo scrivere certo con la mia creatività, con la mia passione personale e con tutto quello che concerne il mio essere scrittore. Ma devo farlo in funzione non di me stesso, ma in funzione di un pubblico, dei lettori, di coloro che mi leggeranno. E allora bisogna seguire tutta una serie di cose, di metodologie, di pensiero, di consapevolezza, perché altrimenti questi lettori non ci si arriva. Non basta essere creativi, fare gli artisti. L'artista fine a se stesso non vuol dire niente. Bisogna essere capaci di governare la propria creatività, la propria arte,
se vogliamo la chiamare così, poi che sono tutti artisti questi qua che scrivono, io sinceramente ci andrei un pochino calmo, però adesso vabbè, cosa abbiamo? 10 milioni di artisti, sono tutti artisti, e vabbè, allora sono tutti artisti, va bene, vuol dire che l'arte è una roba a cui possono arrivare tutti, è una roba banale, è una roba comune, non lo so, secondo me non è propriamente così, quindi già definirsi artisti e creativi, stiamo attenti, io leggo tantissima roba, io tanta arte e creatività non ne trovo, io trovo tanta banalità purtroppo. Però se uno davvero riesce a poter dare un impulso creativo, un estro, il proprio estro creativo, riesce a esprimerlo, riesce a metterlo in campo, benissimo, lo faccio, ma lo faccio in funzione del fatto che poi debba essere letto. Se quello che scrive è comprensibile solo lui, se emoziona solo lui, se è tutto un panegirico, un'elegia alla propria arte, alla propria vita, quanto sono bello, quanto sono bravo, e al lettore però non gliene frega niente perché non coglie nulla di quello che lui ha scritto, allora lasciamo perdere. Non c'entra il marketing e le mode, c'entrano i lettori. Questo è quello che sto dicendo io. I lettori. Voi dovete cercare di capire in ogni momento che quello che si scrive è fatto in funzione di qualcun altro che vi leggerà, che non sapete chi è. E che potrebbe essere chiunque nello spazio e nel tempo. Ok? Quindi questo è. E guardate che essere bestseller vuol dire banalmente questo, cioè essere in grado di parlare a un pubblico il più vasto, il più ampio possibile, in modo che tutti possano percepire quello che voi volete comunicargli, le emozioni che volete comunicargli. Allora sì che la vostra creatività, il vostro estro può essere trasmesso, ma se non ragionate in funzione di un pubblico, allora non andrete mai da nessuna parte. Dopodiché, come si arriva a questo pubblico? Ragazzi, si arriva al vasto grande pubblico attraverso gli editori grandi e seri. E gli editori grandi e seri, però, non sono lì semplicemente a buttare fuori libri perché ci è arrivato il grande artista del momento, che chi se ne frega del pubblico, se ne frega di quello che vuole la gente, se ne frega di quello che chi legge richiede e ha deciso che lui vuole fare una roba diversa. L'editore avrà pure la possibilità di scegliere che cosa pubblicare. Deve lui investire dei soldi, deve lui decidere su chi investire, perché deve farlo per il primo che passa per la strada, che si proclama artista, perché lui può fare quello che vuole lui e se ne frega di tutto, se ne frega di quello che vuole la gente, di quello che vuole il mercato. Ma perché? E allora fatelo da solo, allora vai in self, fai il self-publishing, metti alla prova il tuo estro creativo, il tuo genio creativo e proponiti al pubblico così. Se arrivi, benissimo, sei stato bravo e io non posso che applaudire. Ma altrimenti, se vuoi cercare di arrivare a certi livelli, a prendere il grande pubblico, devi farlo attraverso un editore serio importante. Per arrivare a un editore serio importante bisogna fare tutta una serie di cose, una serie di passi che non sono semplici, ma poi soprattutto bisogna sapere che l'editore non è lì solo a pensare a soddisfare l'ego di un autore. È lì perché deve pensare soprattutto a soddisfare l'interesse dei lettori. E potrebbe scegliere voi per portarvi dei lettori. Ragazzi, questa è la differenza. Deve scegliere voi per portarvi dei lettori. Se non vi porta dei lettori, allora non succede niente. Però, voglio dire, io mi rendo conto che molti continuano ad avere questo problema, di distinguere, di fare differenza tra quello che è l'arte e quello che è il mercato. Però, porca miseria, non possiamo tutte le volte fare queste distinzioni, non possiamo tutte le volte pensare che si debba fare una differenza. Io credo che la cosa migliore sia che ci siano dei bravi artisti, dei bravi scrittori, degli autori di un certo livello che sono in grado anche di comunicare a un vasto pubblico, ok? E sono in grado di farlo grazie al proprio estro, alla propria capacità, al proprio talento. Più sono in grado di parlare a un pubblico vasto, e più saranno autori che vendono, saranno autori best-seller, saranno ovviamente, come dire, trattati molto bene dai loro editori, perché gli porteranno pubblico, perché gli porteranno successo non solo a se stessi, ma anche al proprio editore. Ok? Spero di essere stato un po' più chiaro. Quindi non mettiamolo sempre sul piano, o sono artista o sono un venduto al marketing e al mercato, che non è così, è una grandissima sciocchezza. Sapete chi dice così? Dice così chi non ha ben compreso come funziona e soprattutto chi pensa, chi si illude di essere chissà quale grande artista senza però che ci sia nessuna prova che lo sia. Perché poi bisogna mettersi alla prova e bisogna capire se è vero che è così.
Non è che si diventa artisti perché io mi dichiaro artista, devi dimostrarmelo, ok? E quindi questa cosa qua spero sia un pochino più compresa adesso. Ora però vorrei passare ad altro. Purtroppo, tra l'altro, mi è saltato il collegamento con YouTube, non so perché, quindi il video su YouTube non ce l'ho, dovrò riuscire a recuperarlo in qualche altra maniera da questo video che dal video su Facebook o sulla diretta Facebook o Instagram. Però, allora, un'altra domanda, passo dalle domande che mi sono state fatte, ok? Così almeno entriamo un po' più nella ciccia, cioè voi mi chiedete le cose e io vi rispondo. Dunque, Giorgio Lupo mi chiede come si comporta una grande casa editrice con gli autori, lui li chiama emergenti, vabbè, con gli autori diciamo ancora non importanti, non famosi, non conosciuti, più o meno all'esordio, comunque. Con gli autori da far crescere, no? Dice, chiede poi, andando più nello specifico, quante copie di solito costituiscono la prima edizione, se la distribuzione capillare in tutte le librerie, sono previsti anticipi sui compensi. Allora, Giorgio, una domanda molto ingenua la tua, non so se ci fai o se ci sei, però, allora, quando si fa un contratto con una grande casa editrice, quindi con le case editrici importanti, Mondadori, Einaudi, Bompiani, Longanesi, Rizzoli, ok, Garzanti, queste case editrici qui, quelle grandi, si fa un contratto e certo che è previsto un anticipo sul compenso. Poi quanto è questo anticipo, quale somma viene data? Allora, questo dipende dalla contrattazione, dalla capacità dell'autore di poter contrattare. Ed ecco che lì è importante che intervengano gli agenti letterari, perché gli agenti letterari sono capaci di trattare con le case editrici per fare gli interessi del proprio autore e i propri, perché l'agente letterario prende una percentuale su quello che incassa l'autore anche dall'anticipo. Quindi un agente letterario sarà ovviamente motivato, attraverso le sue conoscenze, attraverso la sua esperienza, a fare in modo che l'anticipo che viene assicurato all'autore sia il più alto possibile. Non si può dire quanto è l'anticipo, perché vi assicuro che per ogni libro c'è un anticipo diverso. Persino ogni autore che pubblica magari 10 libri può avere 10 anticipi diversi, a seconda delle aspettative che vengono fatte dall'autore, dai commerciali, da quelli che andranno dalla casa editrice su quelle che potrebbero essere le vendite del libro. Si stabilisce un'ipotesi di vendita di libro e in base a quanto si pensa che si possa incassare, si calcola quanto potrebbe guadagnare l'autore in base al suo contratto, che prevederà 8, 10, 12% di royalties. Questo ovviamente anche qui dipende dal contratto, dalla contrattazione. E se hai un agente ottieni di più, se sei senza agente devi essere bravo a ottenere di più. Ma in base a quanto tu prenderai di royalties, poi cosa succede? Succede che viene calcolato anche l'anticipo, cioè ti viene data una parte sapendo che, sperando, l'autore spera che poi si vendano abbastanza copie da coprire l'anticipo. Cosa succede? Succede che se si vendono meno copie, per cui le royalties che spettano l'autore hanno alla fine sono una somma inferiore all'anticipo che è stato dato, l'autore incassa quell'anticipo comunque. Se invece le royalties si vendono abbastanza copie e le royalties sono di più di quanto ha incassato di anticipo l'autore, l'editore poi corrisponderà l'anno dopo, di solito verso marzo, con i rendiconti di fine anno del 31 dicembre, l'anno dopo vengono corrisposte le royalties, cioè la differenza tra quanto ha incassato, per quanto riguarda la sua percentuale sul venduto l'autore, meno trattenendo quello che aveva percepito prima di anticipo. Ok? Quindi questa cosa degli anticipi con le case editrici grandi è così. Poi la distribuzione capillare in tutte le librerie. Beh, certo, con una grande casa editrice dovrebbe essere così. Dopodiché, dipende dalle tirature, perché tu chiedi anche quante copie costituiscono la prima edizione. Beh, le copie che costituiscono la prima edizione dipendono esattamente da questo, cioè da quanto un editore riesce a capire cosa potrà ottenere da quell'autore. Ora, non sono tanto gli editori in sé. Bisogna qui, io prendo spunto da questa domanda di Giorgio per fargli un discorso ampio e chiaro, per fargli capire come funziona una volta per tutte il meccanismo della scelta delle opere e di come metterle sul mercato e perché vengono fatte certe tirature, perché vengono dati certi anticipi, perché alcuni autori vengono promossi e alcuni no. Ok? È una cosa molto semplice. Allora, tutti
i libri che vengono selezionati per la pubblicazione da un editor che li decide per la propria collana. Questo editor crede in tutti questi libri. Cioè, un editor è convinto che tutti i libri che fa potrebbero andare ad avere un ottimo risultato, potrebbero avere un grande successo, altrimenti non li farebbe. Non si fanno i libri perché vendono 1.000 copie, quelli che vendono 2.000. Si fanno i libri perché si spera di ottenere il massimo con ognuno di questi libri. Dopodiché si sa benissimo che se esce il nome di un autore importante, famoso, che ha già un suo pubblico, venderà un tot, un volume di copie, e questo lo sappiamo. Se esce un autore sconosciuto, totalmente sconosciuto, è più complicato, perché non si può sapere a prescindere. Magari scatta il passaparola, magari improvvisamente questo autore piace, no? Ci sono questi casi letterari che esplodono, che l'editore non ci aveva neanche pensato. Ci si spera, come per tutti i libri però, non per quello in particolare, per tutti. Non esiste un libro che l'editore butta fuori così tanto per farlo, per carità ricevuta, ma quando mai? Io sto investendo dei soldi, non posso andare in perdita. Io credo che tutti i libri che faccio debbano avere, sono sicuro che i libri che faccio potranno avere un pubblico e spero che possano averlo il più ampio possibile. Poi i meccanismi per cui subentra la capacità di promuovere, la capacità dell'autore di dialogare con il pubblico, il passaparola che si innesca con il lettore, tutta una serie di meccanismi, la promozione che viene fatta, certo, anche dalla casa editrice. Ci sono tutta una serie di meccanismi piuttosto complicati che ovviamente determinano un po' il successo del libro. Ma prima ancora di tutto questo, un editore deve scegliere, come chiede giustamente Giorgio, ma qual è la tiratura della prima edizione? E beh, allora, questo meccanismo è un meccanismo che è molto delicato e vi cerco di spiegarvi come succede. Succede che un editore, anzi un editor, quando prepara un libro che deve uscire dalla propria collana, prepara una scheda, la scheda che deve avere la copertina, spiegare di cosa parla il libro, avere dei flash importanti che in due righe, in una riga, possono far capire che cos'è, di cosa si tratta, il nuovo Simenon, un giallo meraviglioso con un personaggio indimenticabile. Dei flash che possono spiegare più o meno di cosa si tratta, quale genere appartenga, una breve sinossi perché po si possa capire più a fondo di che si tratta, tutte le caratteristiche del libro, le pagine, il prezzo, queste cose qui, e questa scheda viene fatta una scheda per ognuno dei libri che mese per mese saranno pubblicati. Tutte queste schede finiscono in un raccoglitore, si chiama copertinario. Ok, copertinario, che è digitale ovviamente, anche se esiste una versione sua fisica. Il copertinario cosa fa? Viene mandato ai commerciali di quella casa editrice, che sono coloro che si preoccupano di fare, una volta che questo copertinario arriva alle librerie, i commerciali discutono, parlano, hanno dei rapporti con i librai. E da questa interazione che c'è con i librai, in base al copertinario che fornisce le indicazioni ai librai di che cosa si tratta, raccolgono le prenotazioni dai librai. Ok? Quindi del libro di John Smith, il libraio guarda la scheda e dice: beh, questo mi interessa, io so chi è, secondo me è un buon libro, dammine 5 copie, 3 copie, 10 copie. Del libro di Giovanni Rossi, un libraio potrà dire: ma boh, non so chi sia, però magari lo vendiamo, mi incuriosisce, dammene una, due, un altro non ne vuole. Allora, in base dal numero. Okay, dal numero di prenotazioni che vengono fatte su un libro, in base alla collana in cui è, all'argomento che tratta, chi è l'autore, come si riesce a proporlo attraverso queste schede del copertinario, allora si innesca il primo processo, che è quello di sapere quante le librerie ne desiderano. In base al numero che viene prenotato, si fa una prima tiratura. Se i librai prenotano in tutte le librerie d'Italia, arrivano, e gli store compresi, arriva una prenotazione di 500 copie, non è che l'editore possa dire: va bene, le librerie non gliene frega niente, nessuno ci crede in questo libro, nessuno ne prende tante, io ne stampo 10.000. Dopodiché obbligherò tutti a prenderlo. Non funziona così, Le librerie ordinano loro le copie, non gliene puoi dare. Non è che puoi dire: no, tu non le volevi, io te ne impongo 100, se non ne prendi 100 non ti do più tutti i miei libri. Non si può fare, evidentemente, anche perché poi c'è un numero sterminato di libri che un editore fa, per cui qualche copia meno, qualche copia di più, qualche autore è più richiesto, qualche meno. Tu fai una prima tiratura cercando di strutturarla in modo da far
fornire tutte le librerie che l'hanno richieste, poi se si riesce, magari convincere pian pianino a darne altri. Poi li tieni a magazzino e fai la tua opera di promozione. Cerchi di fare promozione, cerchi di tirarlo, di far parlare più che si può, speri si inneschi un passaparola. A quel punto, se si innesca movimento, fai in fretta a verificare le copie di magazzino quanto vanno via. In base al flusso che va via, si fa, ok, la seconda tiratura, che è una vera e propria ristampa, ma è dopo la prima tiratura di innesco che serve a rifornire le prenotazioni, si parte per cercare di fare qualcosa di importante. Poi ci sono editori che strutturano una prima tiratura in base a operazioni commerciali ben precise. Faccio un esempio lampante. Una casa editrice decide di puntare tantissimo su un autore esordiente. Lo vuole lanciare, è convinta che otterrà dei numeri pazzeschi. Allora cosa fa? Investe soldi, compra, per esempio, perché sappiatelo che si comprano spazio in vetrina nelle librerie. Non so, individua una catena di librerie, le Feltrinelli, i Mondadori Store, quello che volete voi, le Giunti al Punto, quello che volete voi. Individua una catena di librerie, fa un contratto attraverso i commerciali, commerciali dell'editore, commerciali della catena di librerie, fanno un contratto e acquistano lo spazio in vetrina. Costa, però si compra. E allora, quando a volte vedete le vetrine, no, tappezzate di un libro, ah, deve essere meraviglioso, si sa quanto piace a quel libraio. No, il libraio ha semplicemente venduto quello spazio, così ha guadagnato qualche soldo e ha tappezzato. Però sicuramente queste operazioni di investire in questo modo e tappezzare librerie consentono, ve lo posso dire per esperienza, di vendere molte più copie di un libro. Ok? Avere degli espositori, per esempio, messi davanti alle casse, messi appena all'ingresso di una libreria, servono a vendere tante copie, ma non si può fare con tutti i libri. Quello spazio lì costa. Per poterlo prendere, l'editore deve mettere un sacco di soldi, deve pagare le catene di librerie. Capite? Allora si investe su quelli su cui si pensa che poi ci sarà un ritorno. Su costoro, siccome tu presumi, cioè già sai che farà un investimento di questo genere, evidentemente la prima tiratura sarà molto più ampia. Sarà nato perché devi andare a coprire tutti quegli spazi che hai acquistato. Quindi anche questo dipende molto da quale tipo di libro, da quale autore, da quale pensiero ha l'editore su quell'autore. Ma sono tutti casi sporadici. Nella stragrande maggioranza, con tutti i libri che escono, l'operazione è molto più semplice, come vi ho detto. I commerciali fanno girare il copertinario e dal copertinario raccolgono le prenotazioni dei librai. In base a questo si stabilisce una prima tiratura che servirà a coprire queste prenotazioni, ma a tenere una parte di magazzino nell'attesa, nella speranza che possa esserci un movimento piuttosto interessante e quindi ristampare subito. Se non c'è movimento, pazienza, il libro sta lì, le copre a magazzino pian pianino verranno smaltite, se non ci si riuscirà a smaltire nell'arco di un tot di tempo andranno al macero, ok? Come succede purtroppo molto spesso. E quindi questa è una delle cose importanti, le prime tirature sono stabilite in base a queste cose. Ovviamente, come vedete, il lavoro di editor, il lavoro di marketing, di ufficio stampa, per la promozione, di commerciali, per i contatti con le librerie, la vendita, è tutto un lavoro che è legato, non è disgiunto l'uno dall'altro. Purtroppo, però, evidentemente sono delle logiche che dipendono dalla richiesta di mercato. Se in quel momento un libro può entrare all'interno di un segmento di mercato molto richiesto, che ha un pubblico molto vasto, che lo apprezza, che lo vuole, su quel libro lì forse l'editore andrà a investire un pochino di più in promozione, in spazi in librerie, in ufficio stampa, per cercare di poter entrare con quel libro in un segmento di mercato che magari sta funzionando e magari su quel libro lì allora potrà fare degli investimenti e aumentare le tirature. Però ovviamente non si può, è difficile dirlo prima, quando si parla con un autore, a volte ti chiedono, ah, ma quanto me ne stampate? Momento, calma, prima bisogna capire intanto qual è la situazione del mercato quando uscirà il libro, intanto se riusciamo a portarti avanti bene, se riusciamo a far capire i librai che tipo di libro è, se sono interessati a prenderti, e a quel punto cosa facciamo? Cerchiamo di stabilire come possiamo spingerti, che tiratura possiamo fare, come possiamo metterti sul mercato. Ok.
E quindi credo, spero di aver risposto alla domanda di Giorgio, comunque mi interessava perché consente anche a me di fare, di fare quello che dicevo, cioè di parlare dei dietro le quinte del mondo editoriale. Non è tutto semplice come si pensa, non è ah, faccio un libro, meraviglia, lo butto fuori, ne faccio parlare, la gente lo compra. È un po' più complicato. E quindi bisogna cercare di farlo in maniera anche qui consapevole, sapendo che il proprio libro, quando viene proposto a un editore, viene proposto in funzione di tutto quello che vi ho detto. Quindi siamo sicuri che la nostra idea, la nostra proposta, quello che dicevo anche prima, la nostra creatività, la nostra arte possa entrare in quel giro. Perché se la nostra arte poi dopo però porta che io, editore, ci credo in te, lo faccio, me lo porti ai librai, librai non ne ordino neanche una copia perché pensano che non gli potranno vendere il tuo libro, io editore non posso comunque stamparne più di tante, perché se nessuno me lo chiede non posso distribuirlo. È chiara questa cosa. Quindi purtroppo il confronto con il pubblico, con il lettore, quindi con il mercato c'è, perché uno è lettore quando un libro lo acquista, non perché glielo si regala. E quindi diventa mercato, mercato perché i lettori i libri li comprano. Ok? Non è così complicato da capire. I lettori i libri li comprano, ecco perché si chiama mercato. E quindi bisogna cercare di capire questa cosa qua. Allora, altra domanda che mi è arrivata per quanto riguarda Monica Scani, mi chiede cosa ne penso dei premi letterari, no? Possono essere un trampolino di lancio e possono fare la differenza per essere notate le case editrici. Ne ho già parlato, ne parlo spesso di questo argomento perché, insomma, è interessante, no? Il concetto dei premi letterari. Allora, io dico, i premi letterari hanno una valenza, secondo me, molto importante. Non per niente, io personalmente ne organizzo da sempre tantissimi, con le mie collane ho sinergia con un sacco di premi letterari, per cui poi pubblico racconti vincitori o appendice libri che pubblico con Mondadori, per esempio il giallo Mondadori, io ho un sacco di sono in contatto con un sacco di organizzazioni di premi letterari, quelli secondo me seri, importanti, e i vincitori poi li pubblico sul giallo Mondadori o li pubblico sulle mie testate oppure sulle riviste che curo. Allora, quindi personalmente credo che i premi letterari siano molto importanti per due fattori. Il primo è che a un autore servono come momento di confronto, ok? Cioè, se io partecipo a dei premi letterari, perché ascoltate questo ragionamento, che credo sia interessante. Allora, come dico spesso, esistono 10 milioni di scrittori in Italia, no? Almeno. Quindi una marea di gente che scrive. Poi quelli che arrivano a pubblicare sono pochissimi, si contano sulle dita di due mani. Quindi, come mai tutto questo scarto tra tutta questa gente che scrive e così pochi che pubblicano? Allora, perché arrivare al pubblico non è semplice, cioè nel senso bisogna essere davvero bravi, cioè bisogna arrivare a un certo livello di scrittura, di struttura delle proprie opere, di capacità di affabulare il pubblico, eccetera, eccetera. Allora, bisogna capire quanto si è bravi, cioè quanto si è capaci di poter parlare al pubblico. Allora, nei premi letterari cosa succede? Io partecipo ai premi letterari insieme a me partecipano un sacco di altri autori, giusto? Ora, qualcuno emergerà perché vince il premio, perché arriva in finale magari, e qualcuno invece no, qualcuno non ci riesce. Ora, può succedere che in un premio letterario, magari per una serie di condizioni, di giuria particolare, di quello che magari ha letto un racconto, un super giurato ha letto un racconto in un momento in cui era svogliato, non aveva voglia, poi ne ha letto un altro in cui era più preso, ha dato un voto migliore a quell'altro, ma non si è reso conto, magari il vostro era migliore, non lo so. Però lasciamo perdere il singolo premio letterario, ma il contesto di una serie di premi letterari può determinare la differenza. Se un autore non arriva mai, mai, ok? In finale almeno, non dico vincere, ma in finale, ai vari premi letterari a cui partecipa, allora deve porsi delle grosse domande. Ma io che cosa scrivo? Ma siamo sicuri allora che quello che scrivo possa interessare a qualcuno, sia interessante? Perché evidentemente non è così. Perché una volta, due volte, tre volte, quattro volte, ma dopo un certo numero, insomma, qualche affermazione
che ti possa portare un minimo sopra la media e quindi dare un minimo di affermazione, che vorrebbe dire entrare magari in una finale di un premio. Allora, se non arrivi ad avere una controprova di questo genere, allora qualche problema c'è, poniti qualche domanda e cerca di capire quali sono i problemi. D'altra parte, se un autore arriva in finale su un premio, due premi, tre premi, comincia a vincerne uno, due, tre, beh, allora ragazzi, quell'autore ha la dimostrazione di valere parecchio, perché quando si mette in gioco rispetto alla media, evidentemente quello che lui scrive è di un livello decisamente superiore. E ce ne sono di autori così, io ne ho conosciuti tanti, ne ho conosciuti tanti, ne conosco tanti. Sono autori che sono riusciti a emergere e a dimostrare prima di tutto a se stessi il proprio valore, perché nel momento del confronto, quello che dobbiamo entrare è un confronto, come potrebbero essercene altri, nel momento del confronto sono riuscito a ottenere dei risultati. Poi c'è un secondo aspetto, che è quello che se si partecipa a dei premi letterari, perché in Italia ce ne sono milioni di premi letterari, la stragrande maggioranza è fatta da organizzazioni così più o meno improvvisate. Associazioni culturali, scuole, non lo so, circoli, quello che volete voi, quello che vuole semplicemente raggranellare qualche soldi con l'iscrizione, quello che volete voi, che poi non si sa bene dove portano, con che risultati, cosa ottengono. L'antologia del premio tal dei tali, fatta poi stampare allo stampatore all'angolo per 20 copie date ai partecipanti, quello non serve a niente. Ma se uno lo fa con cognizione, cerca i premi letterari di rilievo, i premi letterari che contano, interessanti, che portano un risultato, beh, gli può cambiare completamente la vita. Gli possono cambiare completamente la vita, senza fare nessuna fatica e tagliando via la testa al toro per tutte le menate che tanti autori si fanno, gli editori non mi leggono, gli editori guardano solo i raccomandati, gli editori qui, gli editori là. Bene, allora, per evitare l'editore cattivone di cui pensate che sia solo lì a denigrare tutti quelli che scrivono e sono interessati solo a quelli che invece sono conosciuti o hanno, le conos o hanno chi li raccomanda, bene, ci sono dei fior di premi letterari che ogni anno portano alla ribalta, perché fanno vincere un premio importante, autori esordienti che non hanno nessun aggancio, che non hanno nessuna conoscenza e che dopo si scopre la loro vita, semplicemente hanno preso consapevolmente la scelta di partecipare a un premio importante. Ce ne sono tantissimi premi così, organizzati dalle case editrici, da collane. Se voi partecipate a un premio letterario importante e lo vincete, poi vi cambia la vita, giusto? Basta sapere che ci sono però, allora ci si informa. Io scrivo gialli, banalmente lo dico, ovviamente lo faccio io, no? Ma perché sono io curo i gialli Mondadori, curo Urania e curo Segretissimo per Mondadori. Beh, questi tre collane storiche, importantissime di Mondadori, che tutti conoscono, che hanno una diffusione enorme, un numero di vendita. Di media vendite di ogni singolo titolo molto superiore a quello della libreria, perché in questo mondo queste collane macinano dei numeri enormi. Beh, queste collane hanno un premio letterario ciascuna a cui tutti possono partecipare in maniera totalmente gratuita, quindi senza nessun veto. Tutti che sono lì a chiedersi come fare a mandare la propria roba a farsi leggere da un editore. Beh, Mondadori, per chi scrive gialli, per chi scrive fantascienza, per chi scrive spy story, dà la possibilità di partecipare banalmente partecipando ai premi letterari di riferimento. C'è il premio Alberto Tedeschi per il giallo, c'è il premio Urania per la fantascienza, il premio Urania Short per la fantascienza, per i racconti di fantascienza, il premio Urania per i romanzi, e poi c'è il premio Altieri per Segretissimo. Beh, uno prende, partecipa, se vince viene messo sotto contratto con Mondadori, diventa un autore Mondadori, entra nell'elite dell'editoria. Non è una roba così complicata farsi leggere. Partecipare a questi premi garantisce, perché io ho staff di persone competenti che valutano tutto, scremano, trovano dei finalisti e i finalisti poi vengono messi a confronto da super giurie e dal mio parere, in modo che sia tutto qualificato, il vincitore viene pubblicato e ottiene la possibilità finalmente di farsi conoscere. E ragazzi, è così che si fa. Perché se no non andiamo da nessuna parte. Allora sì che i premi letterari sono importanti. I premi letterari sono importanti,
se li si fa con cognizione, sapendo, intanto con la certezza di essere capaci, avendo dei riscontri importanti e riuscendo a capire che si è capaci di scrivere a un certo livello. Allora si ottengono, si possono ottenere dei risultati importanti. Ok? Partecipare al premio letterario, qualsiasi, di poco conto, senza un editore dietro, boh, può valere per l'ego personale, lo vinco, bene, oppure perché magari c'è 1000 euro di primo premio, benissimo, c'è chi vuole vincere 1000 euro, secondo me va benissimo. Partecipate anche solo per guadagnare 1000 euro in un premio letterario, va benissimo, no, anche solo, caspita, magari ha voglia di vincere 1000 euro con un racconto, per esempio, benissimo, fatelo. Anche questo è dimostrare di essere capaci. Se lo fate 1, 2, 3, 4, 5 volte, allora dimostrate di essere degli autori, perché alla fine vuol dire essere su un numero statistico più grande, vuol dire essere quindi che media le problematiche che ci possono essere in ogni singolo premio letterario in base alle metodologie di giuria, facendo su un ampio campione più statistico, se riuscite ad ottenere un certo numero di risultati, vuol dire che mediamente siete superiori rispetto alla media di tutti coloro che scrivono, di questa marea incalzante che scrive e che si vuole far leggere da tutti. E quindi questo è importante. Voi dovete cercare di però capire, come sempre, che la parola d'ordine è consapevolezza, aveva fatto tutto con consapevolezza, non allo sbaraglio, non in maniera così insensata, senza avere idea. Bisogna capire, ragionare, fare dei ragionamenti. Allora, i premi letterari sono importanti, possono essere un lancio, possono fare la differenza e sicuramente possono farvi notare le case editrici se scegliete i premi letterari giusti. E ce ne sono tantissimi. Basta informarsi, ragazzi, basta informarsi. Io scrivo un giallo, ho scritto un racconto giallo, c'ho qui un racconto giallo in mano. Mo' che faccio? Si cerca, si scopre che esistono dei premi letterari per racconti gialli importanti, il vincitore viene pubblicato in appendice a un giallo Mondadori, per esempio. Qualcuno vi dà anche dei soldi oltre a questo. E beh, diciamo poco, cominciate a mettervi a confronto lì, in quell'ambito, in quell'ambiente, con quelle persone. Allora, a quel punto, se cominciate a entrare una volta in finale, la seconda volta arrivare tra i primi, poi magari addirittura a vincere, allora avete anche la certezza che la vostra scrittura è superiore a un certo livello. Ci sono autori che hanno iniziato così, hanno cominciato così e sono arrivati così a un grandi livelli, a grandissimi livelli, vincendo prima un premio e poi l'altro. È risaputo, no? Cioè, per esempio, il premio Tedeschi ha lanciato Fiore di scrittore. Carlo Lucarelli inizia come scrittore vero vincendo il premio Tedeschi del Giallo Mondadori. Loriano Machiavelli uguale, Danila Comastri Montanari uguale. E ce ne sono tantissimi. Cioè, allora, i premi letterari sono importanti, possono diventare fondamentali se scegliete i premi letterari giusti, ma in generale partecipare ai premi letterari è sicuramente un'ottima scuola, è un ottimo modo per mettersi in confronto per capire se si è leggermente superiore alla media o se si è invece sotto, perché se non si ottiene mai un risultato in nessuno dei premi letterari in cui si partecipa, allora diventa complicato. Ok? Benissimo. Poi c'è Furio che mi scrive, che mi chiede se secondo lui per un esordiente è meglio iniziare con dei racconti, quindi con opere breve, o se invece buttarsi subito sul romanzo. Anche, nel senso, non ho mai pubblicato niente, però che faccio? Parto dai romanzi o parto dai racconti? Allora, la questione anche qui è duplice, cioè ragazzi, in questo mondo della scrittura e dell'editoria non c'è mai una risposta, non c'è una risposta che è valida per tutto, ce ne sono più di una, ce ne sono più di una. Io cerco di darvene qualcuna, probabilmente parlando con qualcun altro, sempre all'interno del mondo editoriale, ve ne darà altre, cioè il panorama è vastissimo, e no, per fortuna, viene da dire, non c'è una sola regola da seguire, sennò che palle, tutti a seguire sempre quella cosa lì. No, per fortuna si può fare un sacco di roba. Però, in questo caso, per rispondere a Furio, cos'è meglio, partire con il conto romanzo? Allora, io dico quello che secondo me, ragionevolmente, potrebbe essere più sensato per gli autori. Siccome io credo che arrivare subito a ottenere dei risultati all'interno del mondo editoriale di rilievo, dei risultati di rilievo,
senza aver fatto prima un confronto, senza aver capito prima chi si è, cosa si è capaci di fare, dove si arriva. Quindi partire subito producendo un romanzo e cercando immediatamente di trovare il successo col romanzo, secondo me non è che non sia fattibile, è fattibilissimo e c'è chi lo fa, chi l'ha fatto, assolutamente. È più complicato, è molto più complicato. Poi, e soprattutto è molto più dispendioso. Cioè, cosa faccio? Scrivo un romanzo giallo. Allora partecipo al premio Tedeschi, però non arrivo in finale. Non vuol dire che sia una schifezza, vuol dire che banalmente, perché magari in quell'edizione lì, bisogna considerare anche questo, magari in quell'edizione lì del premio Tedeschi, quelli che sono arrivati in finale erano romanzi considerati migliori del tuo, magari anche a poco, però erano magari romanzi considerati migliori del tuo. Ora, io non so se... Ah, scusate, mi è successo un po' un macello con la diretta Instagram. Mi è successo un macello con la diretta Instagram. C'è stato un terremoto. No, mi è caduto il cellulare. Allora, stavo dicendo, se voi avete un romanzo diventa più complicato. Non so, poi mandate a qualche casa editrice, non avete dei riscontri, cosa fate? Non siete sicuri? Insistete sempre con quel romanzo o vi rimettete da capo e scrivete un altro romanzo? Magari prendete un altro anno di lavoro. Per non avere un confronto vero, serio, diretto. Allora, un modo potrebbe essere cercare di sfruttare la capacità del racconto, quindi della storia più breve, di potersi mettere in gioco e capire che tipo di scrittore si è, cosa si riesce a ottenere. Perché con il racconto può essere strutturato per essere un piccolo mondo che funziona perfettamente. Con tutte le caratteristiche del romanzo, quindi la struttura, la costruzione dei personaggi, la capacità di divertire il lettore, come costruire i dialoghi, ci potrebbe essere tutto. Ovviamente non in maniera così profonda, approfondita come in un romanzo, però con la parte positiva di tutto questo, che la fatica per poter produrre racconti è molto inferiore. Io posso produrre più racconti diversi, posso partecipare a più premi letterari, posso cercare di mettermi in gioco in altri ambiti in maniera molto più veloce, molto più rapida e avere dei riscontri diretti su quelle mie capacità e capire dove sono, cosa sono in grado di fare. Allora, una volta che io sono in grado di capire cosa valgo, posso provare a dire adesso mi cimento. Ah, attenzione, poi nel frattempo magari facendo questi... partecipando ai premi letterari, vincendone qualcuno, riuscendo a uscire su qualche rivista, arrivando a conoscere un po' meglio questo mondo editoriale, a farsi conoscere dal pubblico degli editori, poi si può arrivare ad avere un romanzo, ma già si è più conosciuti che assolutamente sconosciuti che arrivano per la prima volta con il loro libro. Quindi io personalmente, ripeto, io personalmente è una cosa mia, non è una cosa in generale. Io dico che bisognerebbe partire a mettersi in gioco con qualcosa di più breve, più agile e che ci dà la capacità di confrontarci con più persone. Se invece, come dire, io penso di essere in grado di scrivere i romanzi, mi sento più a mio agio con la scrittura dei romanzi, sono autori che non riescono a scrivere racconti, sono molto più a loro agio quando scrivono romanzi, quando sono nella dimensione lunga, per l'amor di Dio. Allora uno deve anche fare quello che si sente. Prima parlavamo di creatività, di essere artisti, benissimo. Uno deve fare quello che si sente. Se io mi sento di scrivere dei romanzi, scrivi dei romanzi. Poi ci sono autori che invece hanno scritto solo racconti, non si sono mai voluti esprimere con il romanzo perché non era la loro dimensione. C'è un grandissimo autore di fantascienza, Harlan Ellison, di cui tra l'altro pubblicherò a breve una grandissima antologia con dentro 66 dei suoi migliori racconti. Beh, questo è un autore geniale, un genio assoluto della narrativa. Io e tanti altri abbiamo sempre rimpianto il fatto che non avesse mai scritto un romanzo. Però magari se fosse messo a scrivere un romanzo non avrebbe ottenuto i risultati letterari che ha ottenuto con i racconti. Per cui lui sosteneva che la sua arte era relativa alla narrativa breve. E si esprimeva in quel modo. Benissimo, questo lo decidiamo noi, lo decide l'autore e poi in base a questo vedrà che cosa poter fare, anche se, ripeto, secondo me, prima cimentarsi con qualcosa di più agile, di un po' più semplice, che non è vero che sia
Poi così più facile scrivere un racconto, eh? È comunque complicato, anzi, per certi versi è più complicato del romanzo, perché devi cercare di essere abbastanza sintetico nel frattempo profondo. E quindi non è così semplice. Per cui può essere un grande allenamento, una grande palestra a scrivere racconti, che può servirvi ad aprirvi tante porte e a cominciare a farvi conoscere. Però, ripeto, ognuno poi, per fortuna, in questo mondo, nella scrittura, il bello è che ognuno può fare il cavolo che gli pare, ok? Bene, guarda, concludo questa mio a tu per tu, quinta a tu per tu, con l'ultima domanda. Una domanda che mi viene rivolta, mi è stata rivolta da Diego Matteucci, che mi chiede se beh, sostiene, l'editoria per ragazzi è sicuramente fondamentale. Bambini e ragazzi è sicuramente fondamentale. Senza la narrativa per l'infanzia, la narrativa per bambini e per ragazzi, io arriverei fino agli young adult, no? Cioè quella narrativa young adult degli adolescenti, da lì in su, consideriamola adulta. Bambini e ragazzini fino agli young adult, fino agli adolescenti, questo tipo di narrativa è fondamentale, è importantissimo. Non solo perché ha dei numeri di vendita effettivamente molto grandi, molto elevati, ma proprio perché, insomma, è importante, voglio dire, riuscire a far capire anche ai più giovani quanto riuscire a godere della meraviglia, dell'esperienza meravigliosa di leggere un libro è favoloso, è importante. Poi che sia il genitore a comprarlo per leggerlo ai propri figli e per divertirsi a vederli incantati che ascoltano le belle storie o per leggere loro stessi. Non importa, va bene, però è importante, perché così i più giovani crescono e poi diventano grandi lettori. Voi avete idea di quanti lettori il fenomeno di Harry Potter ha costruito? Quanti giovani ragazzini poi sono diventati forti lettori che cresciuti hanno superato ovviamente l'epoca, il momento Harry Potter, ma sono andati avanti a leggere, perché hanno iniziato così a divertirsi, a godere del mondo, del fascino dei libri, e poi sono andati avanti a leggere altre cose per cercare nel grande, fertile mondo della narrativa, della letteratura, per trovare altri autori da leggere, altre cose per cui emozionarsi, per cui divertirsi. Ecco, la letteratura per l'infanzia, quindi sì, è fondamentale, è importantissima ed è uno dei momenti, tra l'altro, più complicati quando si tratta di scriverli. Perché poi, vabbè, io cerco sempre di parlare delle due facce, no? Quella dell'editoria che produce libri, ma poi anche quella di scrittori che i libri li devono scrivere, no? Perché se non ci sono gli scrittori, non ci sono libri da pubblicare. Allora, ecco, scrivere per bambini o per ragazzi è molto complicato, ve lo posso assicurare. Guardate, in totale sincerità vi dico, io personalmente non ho mai scritto libri per bambini. E dopo 20 romanzi pubblicati con grandi editori, e quindi una grande esperienza anche editoriale come edito, quando ho iniziato a scrivere per una serie di libri, per ragazzi, una serie di romanzi gialli per ragazzi, insieme a Elisa Bertini, che è la mia coautrice in questa impresa, beh, ragazzi, mi sono reso conto di quanto sia davvero diverso e complicato scrivere per l'approccio di scrittura per i bambini. È un approccio di scrittura completamente diverso da quello della narrativa per adulti, completamente diverso. Anche se nella narrativa per adulti c'è una serie di meccanismi, quando si scrive di narrativa di genere, giallo, fantascienza, fantasy, ci sono dei meccanismi che ovviamente poi ricadono in maniera molto più cospicua della letteratura, quella alta, all'interno della narrativa per ragazzi, perché lì si cerca di farli divertire, di farli partecipare, e quindi tutte quelle che sono le tecniche anche che servono a aumentare il pathos, aumentare il divertimento, la tensione, l'attesa, tutte queste cose qui sono tutte tecniche, meccanismi che si portano dentro. Sì, se un autore già li sa sfruttare nell'ambito della narrativa adulta, li può tranquillamente sfruttare anche all'interno della narrativa per ragazzi. Però poi dopo ci sono tutta una serie di meccanismi che regolano questo mondo, i rapporti che ci sono e la stima, la fiducia che un genitore, per esempio, ha quando prende un libro per i propri figli. Ecco, allora ci sono tutta una serie di parametri,
e di considerazioni che l'autore deve fare, deve sapere, deve conoscere, che non sono così semplici come si crede. Adesso non è la sede questa, non è il momento per mettersi a raccontare come si scrive un libro per ragazzi o per bambini. Dovrei fare, credo, 3 puntate di questo tu per l'editor da 1 ora ciascuna per spiegare questa cosa. No, non c'è bisogno di arrivare a spiegare questa cosa nel dettaglio, però sicuramente posso dirvi che quando ci si cimenta con la narrativa per bambini, con la narrativa per bambini, allora bisogna entrare in un grado di consapevolezza di quello che significa scrivere per questo pubblico, perché vedete che torniamo sempre lì, è una questione di pubblico, di lettori, chi vi legge. Quindi il pubblico di riferimento è quindi per forza di cose coloro che acquistano i libri, quindi coloro che poi sceglieranno di prendere il vostro libro, che interessi hanno, che esigenze hanno, che cosa a loro davvero interessa o potrebbe incuriosirli per poter fare in modo che quello che voi avete scritto possa arrivare in mano a questo pubblico. Ecco, allora bisogna sapere tante cose rispetto al mondo della narrativa adulta che effettivamente è piuttosto complicato. Ve lo posso dire per esperienza personale, è molto complicato. Poi ci sono autori invece che ci nascono nel mondo della letteratura per l'infanzia, per i bambini, ci nascono, si sanno muovere fin dall'inizio molto bene. È una questione anche di capacità proprie, di avere una predisposizione per un tipo di scrittura o meno. Ovviamente è così, ci sono autori che riescono a scrivere generi, altri no. Ci sono autori che riescono a scrivere con i dialoghi e qualcuno con le solo ambientazioni. Quindi ognuno di noi è fatto a modo suo. La scrittura per l'infanzia presuppone anche una predisposizione non indifferente a riuscire a capire quali sono i meccanismi che servono per raggiungere quel pubblico. Ok, allora io avevo selezionato queste domande oggi, che mi sembravano tutte decisamente interessanti, credo di avere più o meno risposto a tutto. Ho visto tanti vostri commenti, io sinceramente evito di fare di rispondere ai commenti che mi fate in diretta perché innescano poi discussioni, poi non usciamo più e non posso mettermi a rispondere alle discussioni. Però ecco, vi sollecito anche al termine di questo video, il post resta su Facebook, resta il video su Instagram. Se volete, avete delle domande, avete dei dubbi, avete delle curiosità, scrivetene perché io le raccolgo. E la volta successiva a quello che sarà la tu per tu con l'editor numero 6, che boh, non so quando farò, però forse, visto che in tanti me lo stanno chiedendo, forse farò un appuntamento fisso la domenica alle 18, che mi sembra un orario buono, a meno che il lockdown finisce, a meno che siamo tutti regioni in zona bianca, allora si va in via, allora me ne andrò in vacanza anch'io, io sono un camperista, al weekend io il camper me ne vado. Se no, potrebbe essere la domenica. Comunque, generalmente, indicherò quando farò questi miei. Non vi fate scrupoli, scrivete, però cercate di pensarle non tanto in funzione vostra, personale, solo perché io possa dare una risposta a voi e alle vostre gente. Pensate che io sono qua a parlare un po' a tutti e quindi se avete delle domande come quelle a cui ho risposto, generiche, che possono interessare a tutti, è meglio. Per me è più semplice prenderle, raccoglierle e cercare di rispondere in modo da accontentare il maggior numero possibile di ascoltatori, si può dire, sì, di ascoltatori. Bene, ragazzi, io vi saluto qui, sono passati 55 minuti, qualcuno mi ha detto che sono anche fin troppo lungo perché non riescono a seguire tutto il video fino in fondo, quindi inutile che proseguo. Ci vediamo la prossima volta per il prossimo Tu per Tu con l'editor. Saluto a tutti e scrivetemi le vostre domande in modo che io possa rispondere la prossima volta. Ciao a tutti!